Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlarvi un attimino di che cos'è il digiuno intermittente. Se mi seguite dall'inizio o comunque da un po' di tempo sapete che spesso, direi 5 giorni su 7, quindi 5 giorni a settimana, mi sveglio e faccio il digiuno intermittente. Che cosa vuol dire? Voglio spiegarvi un attimino, se siete nuovi oppure ne avete sentito parlare ma sapete esattamente che cos'è, ve lo spiego tutto in questo video. Il digiuno intermittente praticamente vuol dire restringere la finestra in cui consumate delle calorie, ovvero invece di consumare colazione, pranzo, cena nell'arco della giornata, restringete questi pasti in una finestra un po' più piccola. Il digiuno intermittente classico si fa avendo una finestra in cui si mangia di 8 ore per poi fare una finestra di digiuno di 16 ore. Per questo motivo digiuno intermittente, perché praticamente per 8 ore mangi, per 16 ore non mangi e digiuno. Questo è il digiuno intermittente classico. Quello che faccio io, mi sveglio e invece di fare subito colazione, la pospongo di un 3-4 ore. Se mi sveglio alle 8 per andare all'università, invece di svegliarmi, fare colazione e uscire, mi sveglio. Quel primo arco di tempo di 3-4 ore bevo semplicemente tanta acqua e mi faccio, perché no, uno o due caffè, e poi consumo il primo pasto, che può essere la colazione oppure direttamente il pranzo, 3-4 ore dopo che mi sveglio, quindi magari a mezzogiorno o a luna, e continuo così mangiando normalmente per il resto della giornata. Per quale motivo faccio il digiuno intermittente? Direi che ci sono tre cose. Per prima cosa voglio dire, in termini di benefici alla salute, alcune ricerche non dicono che esistono dei benefici del fasting, quindi del digiuno, però altri invece le disdicono, quindi non voglio dire. Per ora dico che di benefici salutari l'intermittent fasting non ce ne sono. Ce ne sono, ce ne saranno, verranno provati, ma in questo momento non posso dirvi questa cosa perché non è ancora stata confermata dalla ricerca scientifica. Secondo luogo, per quale motivo faccio il digiuno intermittente? Soprattutto quando sono a dieta e devo restringere le calorie, quindi devo consumare meno calorie oppure dovrei aumentare troppo il cardio per bruciare più calorie, mi viene molto difficile sinceramente diminuire le calorie dal cibo. Per quale motivo? Perché ho un appetito della Madonna e ho notato che con il digiuno intermittente, ovvero saltando la colazione, non solo risparmio 300-400 calorie di colazione, perché quando si fa un cappuccino e un cornetto sono più o meno 300-400 calorie, non solo risparmio quelle calorie, ma in più tutte le calorie successive le consumo in un tempo determinato più ristretto. Che cosa fa questo? Aumenta un sacco sia la sazietà, dato che consumi più calorie che prima consumavi nell'arco totale della giornata, adesso le consumi magari in 8 ore, quindi sei più sazio, e in più i pasti che fai in quelle 8 ore, dato che hai più calorie a disposizione, sono dei pasti più consistenti, più buoni, magari ti saziano di più, quindi specialmente a dieta è una tecnica che mi piace utilizzare, non per bruciare più grassi, perché per bruciare grassi devi essere in deficit calorico, però è una tecnica che mi aiuta e mi facilita essere in un deficit calorico, quindi indirettamente mi aiuta a bruciare più grassi. Quindi non è una cosa che direttamente, se tu digiuni, bruci grassi, però è una tecnica che ti aiuta ad essere indirettamente a consumare meno calorie e quindi ti aiuta ad essere in un deficit calorico. Se siete invece in una fase di presa di massa in cui potete mangiare tanto, oppure siete dei hard gainer che praticamente dovete mangiare così tanto che non riuscite nemmeno a mangiare, state facendo protein shake, gainer shake, eccetera eccetera, magari il digiuno intermittente non fa per voi. Terzo motivo che consiglio il digiuno intermittente è semplicemente se voi siete degli studenti, avete un esame di mattina, oppure dovete andare a lavoro e dovete essere freschi la mattina perché avete una riunione, o che so io, dovete stare produttivi, concentrati al massimo la mattina, la colazione, almeno ho notato io, a volte mi rallenta, soprattutto se è una colazione magari ricca di carboidrati, di solito mi rallenta abbastanza. Cosa fa il digiuno intermittente? Soprattutto se tu appena ti svegli bevi un litro d'acqua, perché in realtà è quello che serve, è quello di cui ha bisogno il tuo corpo ha bisogno di idratarsi non appena ti svegli, quindi appena ti svegli nella prima mezz'ora ti bevi un litro e mezzo di acqua, e poi nel resto della mattinata in cui stai digiunando, se ti viene un po' di fame, ti aiuti bevendo della caffeina. Ti prendi un caffè, un espresso, un americano, senza zuccheri, senza latte, per mantenerlo a più o meno zero calorie. Facendo così, non solo sarai più sveglio, ma con la caffeina riuscirai a concentrarti meglio. Quindi io lo faccio per convenienza, questa è la terza ragione. Quando vado all'università e vado in una lecture, mi aiuta un sacco non consumare niente prima, così che sono sveglio al massimo e mi bevo un caffè ogni tanto quando mi viene fame. Mi bevo il caffè perché sopprime la fame in primis, e in secondo luogo mi aiuta a stare più sveglio e, dato che non ho mangiato niente, sono concentrato al massimo. Queste sono le ragioni per il quale faccio il digiuno intermittente. Ragazzi, lo so che avete sentito che la colazione è il passo più importante della giornata, ma secondo me questo è un mito ed è stato provato
da tantissima gente, tantissimi esperti. Lo so che in Italia ancora c'è questa concezione che la colazione sia il pasto più importante della giornata, ma in realtà è stato usato dalle compagnie per fare un po' di marketing, per vendere più snack alimentari, per vendere più cereali la mattina. Ve lo consiglio veramente, prima di disdirlo totalmente, provate. Fate una, due, tre giornate e magari per la prima settimana vi verrà fame in quella fase di digiuno perché non siete abituati, ma voi semplicemente bevete uno o due caffè la mattina, vi continua a venire fame, vi mangiate un frutto, una mela, una banana, posponete il primo passo di 4-5 ore e vi garantisco che uno vi sentirete meglio una volta che vi abituate. Secondo luogo potete usarlo come tecnica se avete difficoltà a bruciare grassi, a stare in una restrizione calorica, oppure semplicemente per convenienza. Se la mattina siete sempre tardivi e non avete tempo di fare colazione, il digiuno intermittente è un ottimo modo. Prima di concludere il video dico, è possibile anche fare il digiuno intermittente inverso, ovvero se tu non hai mai fame la sera, potresti tranquillamente iniziare facendo colazione, fare il tuo pranzo, fare una merenda verso le 4 o le 5 del pomeriggio e poi stare a digiuno tutta la notte. È la stessa cosa, questo è semplicemente il digiuno intermittente inverso e ti aiuta comunque a tutti gli altri benefici. Magari a te non ti piace andare a dormire con una pancia piena, preferisci dormire a pancia vuota e questo puoi tranquillamente farlo. Come dico, non è una cosa che fa per tutti, però è una strategia alimentare che consiglio a tutti di provare una volta per vedere se fa per voi e per capire se il vostro problema è stare in un deficit calorico, perché sapete che per bruciare i grassi dovete stare in un deficit calorico, però vi viene veramente difficile mangiare poco. Questa è una strategia che secondo me io ho provato in passato e mi ha aiutato a bruciare tutti i grassi. In tutte le mie trasformazioni che avete visto in cui mi metto a dieta, applico il digiuno intermittente. Altre volte faccio colazione perché anch'io sono umano, a volte mi sveglio e voglio fare colazione, non ci sono assolutamente problemi. Detto questo, spero di averti reso le idee chiare. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, buttaci un like se ti è piaciuto questo video, vuoi vedere altri video come questi, iscriviti, lasciami un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!